Ciao a tutti amici di Apple Review. Oggi vi volevo parlare di un prodotto un po' particolare. Stiamo parlando di un ebook reader. Allora, immagino che qualcuno di voi si chiederà come mai noi recensiamo un ebook reader, visto che non c'entra niente con il mondo dell'Apple. Beh, diciamo per due motivi, nel senso che comunque è collegato un po' alla lontana al mondo dell'Apple, nel senso che innanzitutto è un ebook reader compatibile anche con il Mac e quindi, anche se non è usabile solamente con il Mac, ma è compatibile e quindi potremmo utilizzarlo benissimo. In secondo luogo, in pratica, Apple con l'iPad e con l'applicazione iBook è di fatto entrata in competizione con dispositivi di questo genere, quindi con dispositivi per la lettura di libri. Diciamo che comunque vi anticipo già che su questo fronte l'Apple. Mi dovrei dirlo, ma secondo me non ha chance perché diciamo, la bontà di lettura, la facilità con cui si legge, anche la mancanza di stanchezza agli occhi che si ha leggendo un libro su un dispositivo di questo genere sono veramente, veramente eccezionali. Allora, iniziamo subito parlando di questo prodotto. È il Cybook Opus della Bookin. Andiamo a vedere cosa si trova nella confezione. Allora, estraiamo il prodotto. Questo è il dispositivo, come vedete, abbastanza sottile. Mettiamo un attimo da parte intanto e vediamo cosa offre la confezione. Allora, troviamo il libretto di istruzioni molto piccolo e anche una pratica custodia per portare in giro il nostro lettore di ebook. Infine, all'interno di questa scatoletta troveremo il cavo USB per collegarlo al computer. Ok, iniziamo a parlare di questo dispositivo. Allora, diciamo che io sono stato fortunato nel senso che posseggo anche un Kindle e quindi ho potuto confrontare un po' questi due prodotti per vedere un po' i punti di forza e di debolezza. Allora, innanzitutto andiamo ad accenderlo. Come tutti i lettori di ebook reader di questo genere, hanno lo schermo a e-ink e quindi praticamente sarà ovviamente in bianco e nero, ma con una resa grafica praticamente identica a quella della carta. Questo è il classico sfarfallio quando si cambia pagina e quindi che magari a qualcuno può dar fastidio, però diciamo è l'unica pecca di questi prodotti. Allora, vediamo innanzitutto cosa presenta il prodotto. Ha sul fronte 5 pulsanti, ben pulsante per tornare al menu principale, una pulsantiera direzionale con il pulsante al centrale per andare a selezionare i libri, per esempio. Abbiamo il pulsante per richiamare il menu e pulsanti avanti e indietro per le pagine. Qui in alto, ok, abbiamo il pulsante di accensione e lo slot per inserire una micro SD. Infatti la memoria interna di questo dispositivo qua è di 1 giga, espandibile con la micro SD. Qui sul retro troviamo lo scompartimento per la batteria, mentre sul fondo troveremo la porta mini USB per andare a ricaricare il nostro dispositivo e collegarlo ovviamente al computer per caricarci dentro i libri. Allora, devo dire che innanzitutto rispetto al Kindle troviamo subito la mancanza di una tastiera fisica e questo secondo me è un po' una pecca per una cosa molto semplice. Allora, come vedete, io qua ho già una lista molto ampia di libri che sono praticamente quelli che vengono già caricati, sono già caricati dentro al dispositivo. Sono praticamente 34 pagine di libri. Ovviamente saranno libri in italiano, in inglese, in francese, in tedesco e in spagnolo. Quindi ovviamente non si potranno leggere tutti, però sono tutti grandi classici che hanno già caricato dentro. Cosa comporta la mancanza della tastiera? La possibilità di non poter cercare il libro voluto. Nel senso, noi potremo andare a fare per esempio un filtro, però come vedete possiamo nascondere gli ebooks, nascondere l'immagine, mostrare tutto, quindi non è che potremo andare a cercare magari un libro in italiano oppure andare a cercare attraverso il nome un libro interessato, quello che ci interessa, insomma.
perché appunto non c'è questa tastiera. Questo, secondo me, è una mancanza abbastanza importante, perché se noi non sappiamo a che pagina è il nostro libro, ok, possiamo ordinarli per un ordine alfabetico, però comunque ci toccherà andare a trovarlo nelle varie pagine. Per quanto riguarda i formati di lettura, supera il Kindle, in quanto il Kindle praticamente legge il formato Mobi, mi sembra, e anche il formato PDF. Questo invece legge il formato EPUB, sia quello senza DRM sia con i DRM. E questa è una cosa molto buona, in quanto in Italia, diciamo, la maggior parte degli ebook che vengono venduti, anche se non sono molti, ma quelli che vengono venduti in Italia sono tutti con i DRM. E questo è compatibile con, appunto, mi sembra Acrobat, Adobe, insomma, se non mi ricordo come si chiama il programma per leggere sul computer i file con il DRM, comunque questo è compatibile. Poi è compatibile con i PDF, quindi potremo andare a leggere i nostri PDF. E anche con delle immagini. Adesso non ho caricato su nessuna immagine, a parte quelle che ci sono già preimpostate, qui dopo vi farò vedere. Allora, andiamo subito a vedere un libro. Allora, io qua ho caricato un PDF, così vi faccio subito vedere i PDF. Allora, come adesso io avevo zoomato, però possiamo zoomare, diciamo, adatta alla larghezza. Allora, come vedete nei PDF, diciamo, la cosa brutta è che non si legge praticamente nulla, perché appunto ovviamente il PDF ci si adatterà alla pagina, e a meno che noi non andremo a modificare lo zoom, non si riuscirà a leggere molto, a meno che magari qualche slide, se avete delle slide allora forse sì, però tipo questo è un libro e non si riesce a leggere bene. Però una cosa assolutamente a favore di questo lettore ebook è la presenza dell'accelerometro. Infatti, se io vado a curvare il dispositivo, lui automaticamente girerà la pagina. In questo caso avevo messo di adattarsi alla larghezza, e quindi si è ovviamente adattato alla larghezza, e quindi diciamo è un po' più leggibile. Comunque, leggere un libro in PDF non è il massimo, perché appunto non si riescono a cambiare le dimensioni dei caratteri. Ok, andiamo a vedere nelle impostazioni. Infatti, come vedete, possiamo andare, saltare nelle varie sezioni, perché questo comunque era un PDF con l'indice, quindi posso saltare nelle varie sezioni, però non posso andare a modificare i caratteri. Vedete, posso al massimo fare uno zoom. Se invece noi andiamo ad aprire un EPUB, adesso vediamo se lo riesco a trovare, che l'avevo caricato, dovrebbe essere pagina 18, se non sbaglio, 19, eccolo qua. Esempio, in questo caso, libro di Harry Potter. Questo è un EPUB, e quindi, come vedete, è decisamente molto più leggibile. Con questo si gira pagina. Possiamo andare a modificare la dimensione del carattere. Come vedete, possiamo andare a ingrandire e quindi andare a migliorare la lettura. Anche in questo caso possiamo girare con l'accelerometro se vogliamo leggere un po' più largo. Sotto questo punto di vista, diciamo che supera, secondo me, addirittura il Kindle. Su questa cosa di poter girare il dispositivo. Sarà poi possibile andare a modificare il carattere, la visualizzazione e così via. Una cosa che all'inizio mi aveva colpito di questo dispositivo era la presenza di pulsanti per girare pagina solamente a destra. Infatti il Kindle ce li ha a destra e a sinistra. Nel senso che se io, per esempio, voglio tenerlo soltanto con la mano sinistra, questo libro, dovrò cambiare pagina con la mano destra, e questo magari è un po' scomodo a primo avviso. Però, diciamo che poi mi sono accorto che per questo diciamo, problema veniva in aiuto l'accelerometro. Nel senso, io voglio tenerlo solamente con la mano sinistra, semplice, basta girare il dispositivo,
E praticamente girando il dispositivo non gira solamente anche i caratteri, ma si invertono anche le funzioni di questi due pulsanti, nel senso se con questo prima tornavo indietro di pagina, adesso col pulsante in alto vado avanti di pagina. Come vedete. E quindi praticamente è come se avesse due pulsanti, anche questo come il Kindle. Bene. Cos'altro posso dirvi? Che questo dispositivo è disponibile al prezzo di 160 euro e a mio avviso per chi ancora non possiede un lettore di questo tipo, ovvio che non è una spesa da poco, però assolutamente glielo consiglio perché magari soprattutto quando si va in vacanza, se si legge molto ogni volta è un problema portare una lista di libri magari in valigia o nello zaino e quindi è molto molto più comodo, anche diciamo se si hanno delle slide magari all'università scritte non troppo piccole, si possono caricare dentro e leggere tranquillamente. L'unico problema rispetto a Kindle è che magari non si possono prendere appunti, non si possono scrivere note appunto per la mancanza della tastiera. Che dire? Basta, sinceramente io ne consiglierei l'acquisto ovviamente a chi non ne possiede già uno, perché comunque il prezzo non è elevato rispetto agli altri ebook venduti in Italia, perché il Kindle, ok, costa molto meno, però bisogna farselo arrivare dall'America, quindi si pagano le tasse e alla fine spedito e tutto, comunque costa sui 150 euro e ha il problema dei formati, nel senso che lui legge il suo formato Mobi e gli ebook bisogna convertirli, se hanno il DRM bisogna fare un po' di tramacci per convertire anche quelli, invece questo nativamente legge tutti i formati, anche TXT legge, e quindi diciamo è molto più user friendly, se vogliamo metterla così. Bene, detto questo io vi saluto e vi aspetto alla prossima recensione. Ciao a tutti!